Salve a tutti, amici appassionati di Formula 1 e lettori di F1GP.it. Volevo analizzare con voi alcuni temi relativi al Gran Premio del Messico che si è corso sull'affascinante circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Ebbene, prima di passare al tema del giorno, ovvero la penalità di Vettel e la sfida Red Bull-Ferrari, vorrei soffermarmi brevemente sulla sfida iridata. Hamilton ha dominato il Gran Premio, ha corso in modo favoloso, ha fatto il vuoto, è stato sicuramente il padrone dell'autodromo messicano e quindi lui resta aggrappato a questo sogno iridato con Rosberg che secondo me ha limitato bene i danni, ha corso calcolatrice alla mano, mantenendo comunque un ottimo vantaggio con la sfida che si protrarrà nel Gran Premio del Brasile e in quello di Abu Dhabi, ma con Rosberg che mantiene un sostanziale vantaggio, anche se Hamilton con le ultime due belle vittorie ha dimostrato di essere un pilota mai domo e che cercherà fino all'ultimo di portare a termine quella che sarebbe una clamorosa rimonta mondiale. Quindi sfida aperta in casa Mercedes. Hamilton ha raggiunto Prost a 51 vittorie generali in Formula 1 e quindi per lui è stato un traguardo importantissimo. Rosberg si avvicina al suo primo mondiale, a quello che sarebbe un sogno. La gara non è stata di per sé esaltante, molto ci ha messo la Pirelli, portando delle gomme che si sono rivelate, troppo durature, sulla pista messicana, perché non è normale che con un treno di gomme, si può chiudere la distanza di un'intera corsa. Quindi queste gomme troppo dure per questo Gran Premio, che hanno un po' appiattito l'azione in pista e hanno un po' creato una situazione di trenino, di processione. Sebbene a 300 all'ora, pur sempre una processione. A ravvivare la situazione ci ha pensato uno stratosferico Vettel, credo il miglior Vettel del 2016 per velocità, per determinazione, per voglia di metterci del suo nel risollevare la Ferrari. Ecco perché uno spesso si arrabbia con Sebastian, perché lui è un pilota meraviglioso, velocissimo, che deve e può fare gare così e non si deve accontentare e non deve correre demotivato. Vettel è quello di ieri. E almeno il Messico ci ha restituito il miglior Vettel. Però la Ferrari può sorridere solo per lo stato di forma del suo trascinatore, perché è stata scippata a tavolino di un podio conquistato in pista. Sebastian ha completato una grandissima rimonta su Verstappen, se l'è andato a prendere in pista, gli è arrivato in scia e stava per sorpassarlo. Max si è aggrappato ai freni perché lui non fa passare nessuno, ha tagliato la pista, cosa che non si può fare, e non ha ridato, anzi non ha dato, non ha ceduto la posizione che aveva mantenuto illegalmente, non l'ha data a Vettel che la meritava. È rimasto davanti. Ricciardo subentrava, arrivava di gran gara da dietro, di gran rincorsa da dietro e ha attaccato Vettel a suo modo. Lì Sebastian è stato bravissimo ed è questo il pomo della discordia, ovvero come si fa, come fa la federazione a penalizzare di 10 secondi la manovra di Vettel su Ricciardo, una manovra pulita, corretta, con il tedesco che lascia il giusto spazio all'australiano, che riesce benissimo a fare la sua curva, non riesce a passare, ma non c'è un diritto di passare in Formula 1, c'è un diritto di provare il sorpasso, c'è un diritto a non essere messo in pericolo da un collega e Vettel è correttissimo. Vettel non mette in pericolo Ricciardo, questa è la differenza fra la difesa di Vettel, anche forte, cattiva, determinata, dura, ma corretta, perché Vettel lascia spazio e quella penalità non ha senso di esistere. La federazione si imbroglia, la federazione inciampa nel suo formalismo, nella sua burocrazia. È una federazione, scusate, schiava dei regolamenti, è una FIA irriconoscibile, che non ha un'uniformità nel metro di giudizio. Perché è assurdo che Verstappen, che taglia la pista, alla fine è quarto, davanti a Vettel, che meritava il podio e si ritrova quinto, e Ricciardo, che chiude sotto la bandiera a scacchi quinto, perché non è riuscito a passare in pista Vettel, beh, Ricciardo si trova un podio a tavolino festeggiato, in modo a dir poco surreale e anche un po' indelicato, secondo me, dalla Red Bull, una caduta di stile festeggiato da solo 3 ore dopo. Che Formula 1 è? Io ho visto un gran premio.
in parte noioso, in parte bellissimo, grazie all'estro e al talento di Sebastian Vettel, che io ringrazio perché ieri mi ha fatto emozionare da ferrarista, ma anche e soprattutto da appassionato. Sono tornato ad emozionarmi, capace lui solo di esaltare una Ferrari irriconoscibile in qualifica, una Ferrari che invece in gara si è riavuta, si è ripresa, perché è indecifrabile questa vettura. Però Vettel ieri l'ha fatta cantare, l'ha fatta girare e si era andata a prendere un podio bellissimo, risultando il più veloce in pista con le mescole soft e anche con quelle mescole indigeste al compagno di squadra Raikkonen. Ebbene, Vettel è stato defraudato, è stato privato di un podio che si era conquistato. Io non capisco la federazione come ragiona, facendo vedere un wrestling. È tutto finto così. Cioè, non c'è differenza tra un Verstappen che a Spa si difende come un folle, mettendo a rischio l'incolumità dei colleghi, e un Vettel che corre bene, che corre con correttezza. Cioè, bisogna fare anche una differenza. Non si può fare di tutta un'erba un fascio. Bisogna penalizzare chi merita. Quando i piloti sono corretti, bisogna lasciarli correre, lasciarli esprimere. È una federazione, secondo me, in bambola, che ha sbagliato tutto ieri. Se ne saranno resi conto, credo. E poi anche un'altra cosa, viene da pensare male. Ma la Ferrari ha un peso politico. La Ferrari conta. Perché non è possibile che la Ferrari si conquista un podio e gli viene scippato così dopo i piagnistei e le lacrime dei piloti Red Bull e dei manager Red Bull ai microfoni. Non è normale che una scuderia vada a piangere e il pilota della Ferrari perde il podio. No, non è così che funziona. La Ferrari deve anche farsi sentire nelle stanze dei bottoni, deve farsi rispettare per quello che è, perché la Ferrari è la storia della Formula 1. La Red Bull sarà anche la storia recente, ha vinto tanto recentemente e noi la rispettiamo, perché è una scuderia meravigliosa che fa grandi automobili. Ma la Ferrari è il mito. E una volta che va più veloce in pista della Red Bull, la Red Bull lo deve accettare. Perché nessuno è invulnerabile, nessuno è intoccabile. Non esistono intoccabili, la federazione deve essere equa. Io spero che Liberty Media, gli americani che hanno acquistato la Formula 1, ebbene risolvano certe storture regolamentari, semplifichino il regolamento, lasciano i piloti liberi di esprimersi e riescano a scrivere un regolamento che sia facilmente applicabile, perché così non si può andare avanti, perché non è la prima volta che vediamo penalità date così, senza senso e profondamente ingiuste. Io spero che la Ferrari si faccia sentire e reagisca nelle opportune sedi, perché il podio lo meritava. Ultima cosa, voglio dire, sempre sulla Ferrari, non mi è piaciuta la strategia applicata a Kimi Raikkonen, secondo me è un'altra sosta superflua come quella di Vettel ad Austin. E poi Kimi ci ha messo una pezza, è vero, non andava forte Raikkonen, ieri non si è trovato a proprio agio con la vettura, però ci ha messo una gran bella pezza superando Hülkenberg. Anche se la bella gara dei ferraristi e la gara magistrale di Vettel è macchiata da una decisione che non ha senso, non ha modo d'essere e che è veramente dolorosa, non tanto per la Ferrari ma per l'intera Formula 1. Perché abbiamo visto un gran duello, anzi un gran triello, un gran duello a tre, una grande sfida a tre tra i tori scatenati della Red Bull e Vettel. Ieri la Ferrari era più forte, il suo pilota è stato quello più bravo perché ha attaccato il pilota davanti avendola meglio e si è difeso bene dal pilota dietro che era più veloce. È un inno alla Formula 1, è un inno alle corse, è un quattro volte campione del mondo. In una giornata che corre così bene non può essere danneggiato così. L'unica nota a Vettel, un po' meno di parolacce via radio, perché è talmente forte che non ha bisogno di esprimersi in quei termini. Grazie per l'attenzione, un saluto a tutti, ciao.